Cresce vicino al paese di Caldaro, allora siamo già a 400 metri di altitudine. I vigneti, anche questi vigneti sono vecchi, da 60-80 anni, tutti su pergola, e sono dei vigneti dove il grappolo già ha tutta un'altra dimensione dei vigneti giovani. Allora gli acini sono più piccoli, sono più concentrati, c'è meno liquido e più buccia, e si sente anche che i tannini sono un po' più marcanti. Fermenta tutto in acciaio e dopo fa la manovata grande, e poi è mantenuto abbastanza ridotto, anche allo scopo che questo vino deve avere questo nervo, questa mineralicità in bocca, al palato anche. E per me la schiava era una sfida quando ho iniziato alle Astenoie nel 2007. Prima lavoravo per un'azienda dove il 70% era bianco, il mio bianco preferito è Sauvignon, e sono arrivato a Caldaro e il Caterasé è diventato proprio una sfida per me. E così ho iniziato anche a conoscere i produttori, i vigneti e soprattutto questi ceppi vecchi, e abbiamo iniziato anche a fare una selezione massale dei ceppi proprio vecchi intorno a cent'anni, perché si è perso quel materiale in propagazione, si è perso quel materiale vecchio, cioè materiale di schiava con uva piccola, con gli acini piccoli, con dei sapori un po' più intensi. E allora 4 anni fa abbiamo iniziato a tirare su un vigneto con tutta una selezione massale fatta in diversi vigneti con dei ceppi vecchi, così abbiamo anche la possibilità di poi ristrutturare questi vigneti vecchi con del materiale proprio. Grazie, buon appetito. Grazie. Insomma, della diversità di profumi e di sensazioni che questa Lago di Caldaro riesce a dare, e ci anticipava appunto queste note un pochino più ridotte. Per chi non è tecnico, ridotto vuol dire che il vino può essere ridotto quando c'è poco ossigeno, o appunto ossidato, ma in senso negativo, quando ne ha troppo. Si tende, e quando si vinifica, usare l'acciaio e cioè accortezza ci permettono di essere in riduzione, si dice, quindi di preservare i profumi. Ma cosa succede? Quando si apre il vino nel bicchiere ci vuole più tempo perché si apra, quindi se li apriamo insieme in contemporanea sempre lo far off ci sembrerà più aperto, più florale, più deciso. Questo avrà bisogno di un po' di tempo nel bicchiere, non solo in bottiglia ma anche nel bicchiere, quindi queste note un pochino più cupe, più scure, leggermente più dense, più scure, dipendono anche proprio dalla vinificazione, non soltanto dalla differenza dell'uva di partenza, che comunque fra uve ovviamente che crescono lungo il lago e quelle che crescono in altura la differenza è tantissima a livello di clima, a livello di escursione termica, a livello di è ovvio che l'uva è veramente molto diversa, anche se poi ha magari dei vigneti è simile. Quindi a livello di profumo sentite queste note un pochino più speziate, il pepe, note tipo l'alloro, tipo il mirto, note un pochino più balsamiche, più aromatiche, e la frutta sembra più scura. Prima si diceva ribes rosso, la ciliegia, magari la fragola, qui ci viene più da dire mirtillo, ci viene da dire altre note un pochino più scure. Poi nel bicchiere però in realtà già da quando ve l'ho servito ora si vede che il vino si sta aprendo e continuerà a aprirsi. So che è difficile tenere un bicchiere, non so, se riuscite a tenere un bicchiere più di 2 o 3 minuti sentite che il vino riesce anche a aprirsi. Al palato anche qui la struttura e il corpo più o meno è simile, leggermente forse un filo di corpo in più, ma in realtà è proprio una sfumatura, è difficile dire bevo prima uno o l'altra. Abbiamo pensato che questa potesse essere più adatta al di là del fegato, poi dopo andare sul peposo, però siamo pronti a essere smentiti, perché in realtà il peposo richiederebbe comunque un vino un pochino, cioè noi lo serviamo col Brunello, lo serviamo col Nobile, quindi con uve comunque più stando in alto adice ci vorrebbe un Lagrange in purezza o qualche uvaggio bordolese piuttosto che appunto la Vernace, il Lago di Caldaro, però anche qui
a volte l'abbinamento può essere troppo pesante, il pomoso con un vino strutturato, e allora può darsi che l'ago di Caldaro riesca a sbordare la situazione. Comunque sicuramente in bocca torna questa sapidità, questa mineralità particolare, e anche a livello di lunghezza del palato è un vino che lì per lì sembra semplice beverino, però poi contando i secondi che io sto continuando a parlare, continuo a sentirlo nel palato, si distende, è un vino falso magro, diciamo, come si dice di noi un po' corpulenti, e che alla distanza si fa sentire e si apprezza, soprattutto col cibo. Buon proseguimento. Grazie.